Secondo di categoria e sedicesimo assoluto, e questo è il risultato ottenuto dal campione Gianni Carfì su Tatus Renault 2000 alla 52esima edizione della Monteblei, gara che inaugura la stagione del campionato nazionale Velocità Montagna 2021. La vittoria è andata a Domenico Cupeda su Osella Fatre Mila Zytec, capace di mettere in coda gli oltre 230 equipaggi presenti al nastro di partenza. Il gelese Carfì ha chiuso al sedicesimo posto assoluto, accumulando un distacco di poco meno di 7 secondi da Giovanni Nicastro, vincitore della categoria E2SS 2000, su monoposto Formula NG Kawasaki. La gara, per via delle restrizioni da Covid, si è disputata su una prova unica. Il tracciato è stato allungato rispetto a quello storico, con partenza da Chiaramonte Gulfi e arrivo a Villaggio Gulfi per complessivi 8,5 km. L'hai chiamata la pista di casa, secondo posto, sedicesimo assoluto. Sì, bellissimo, manifestazione unica, grande soddisfazione per me, anche quando voglio dire il podio sarebbe stato il massimo, comunque va bene anche così. Sì, Ma il podio è un secondo posto. sicuramente, secondo posto mi sta bene. Tu l'hai sempre detto, io punto al campionato, una gara è solo una gara se non si fanno tutte le altre. Sì, io punto al campionato italiano nella mia categoria. Una gara ci può anche stare il secondo posto. Noi abbiamo contato i chilometri, anche il distacco dal primo, meno di 7 secondi, significano poco più di 8 decimi a chilometro. Avresti potuto prendere rischiando un po' di più. Sicuramente avrei potuto fare meglio, però in ottica, continuo a dire in ottica campionato, preferisco arrivare al traguardo delle 11 gare. Poi ricordiamolo, tu ami correre e basta, non a caso la prossima settimana sarei impegnato in un'altra pista, un'altra specialità. Sì. Io praticamente sabato e domenica prossima sarò al cartodromo Sole e Lune di Vittoria per affrontare la terza prova del campionato interprovinciale karting nella mia categoria 125 club. Carfì, è più facile rischiare col kart o con questa tua meravigliosa Tatus? Sicuramente la Tatus ha un livello di rischio maggiore, ma il divertimento è di gran lunga superiore. Qua siamo nel mondo dei motori, attorno a noi c'è un prototipo BMW, ma anche un prototipo di un fuoristrada. È una motocross. Se dovessi scegliere oggi. Io personalmente vengo dalla moto da cross, la amo e la amerò tantissimo per sempre. Le automobili sono una sorta di ripiego. Io nasco motocrossista, però l'automobile paradossalmente mi dà molte più soddisfazioni. Sono molto più bravo con la macchina che con la moto, anche quando la moto è quella che mi ha fatto crescere nel mondo del motorsport. Carfì, la prossima tappa del campionato italiano Velocità Montagna, che ti vede campione di categoria nell'anno 2019. E la prossima tappa sarà a Sortino nel mese di maggio.